Nel mio libro sostengo che grazie a questa guerra la Russia è tornata ad essere stabile, mentre invece l'Ucraina è ormai un sistema in decomposizione. Sostengo che il cuore del problema è da cercare in Occidente, nello specifico gli Stati Uniti. Lo so, lo so, è difficile digerirlo perché viviamo in una bolla e siamo abituati a pensare che gli Stati Uniti siano i nostri protettori, ma non è così. Il loro obiettivo è nutrire le guerre per affermare che hanno ancora un ruolo nel mondo. Nel suo libro lei sostiene che gli Stati Uniti stanno perdendo la guerra in Ucraina e in più non la stanno difendendo. Hanno spinto affinché la guerra in Ucraina continuasse, però non gli hanno fornito armi a sufficienza. È una situazione ibrida, per non parlare di Zelensky, che continua a spingere per tenerci coinvolti in questa sua guerra nonostante sia ormai persa. Invece cosa dovrebbe fare Zelensky per proteggere il suo paese? Non è vero che vuole proteggere il suo paese. Come spiego nel mio libro, avrebbe dovuto rifiutare di proseguire questa guerra voluta da Zelensky degli americani. La Russia ha invaso l'Ucraina solo perché non voleva che entrasse nella NATO. Quindi, secondo lei, avrebbe dovuto acconsentire all'invasione? Ma no, però si sarebbe dovuto sbarazzare subito del Donbass, dove parlano russo e si sentono russi. Poi avrebbe dovuto firmare un trattato in cui si certificava la neutralità dell'Ucraina, né con i russi né con l'Europa occidentale. Invece ha scelto lo scontro diretto e ora sta perdendo. Zelensky ha incontrato vari leader europei per presentare il suo piano di pace. Il vero piano il piano di Zelensky è quello di avere altri aiuti per continuare la guerra. Non si può parlare di pace senza parlare coi russi. Ha detto che la fine della guerra potrebbe arrivare entro il 2025. Lei che ne pensa? Guardi, io le parlo chiaramente perché siamo a un punto cruciale della storia. Se diamo i missili a lunga gittata all'Ucraina, i russi la prenderanno come una dichiarazione di guerra e useranno armi tattiche nucleari. Penso che attualmente l'unica vera urgenza sia quella di ristabilire un asse tra Germania, Italia e Francia, la vecchia Europa. Solo svincolandosi dagli Stati Uniti e tornando a questo triangolo strategico si può arrivare alla pace. Oh, sono rapprocciato un po' della pace. Professore, io capisco la sua posizione, ma come saprà, la narrativa ufficiale in Occidente e in certi casi i fatti vanno nella direzione opposta a ciò che lei sostiene nel suo libro. Sono isolato, lo so. Non mi interessa il giudizio della stampa italiana o francese. Sarà la storia a giudicarmi. E io sono molto tranquillo. E sono molto tranquillo.